visitatore in molte università, fra cui l'Università del Connecticut e l'Università di Grenoble in Francia, è uno studioso di economia politica, direi a tutto tondo, e loro lo sanno bene, gli studenti ai quali sta facendo il corso di International University College. Questo nostro incontro è nel quadro del Master in Comparative Law Economics and Finance, che da quest'anno viene svolto in collaborazione più stretta col Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino e con il Dipartimento di Economici dell'Università del Piemonte Orientale di Alessandria. Il professor Alevi farà questa discussione in italiano e il tema che ha scelto, che è un tema di grande attualità, è quello dell'austerity. Gli do senz'altro oltretutto è stato per molto tempo editorialista di punta, diciamo, del Manifesto per quanto riguarda le questioni economiche, e da qualche tempo invece non lo fa più. Gli do senz'altro la parola. Va bene, grazie Ugo per la presentazione, ringrazio insieme delle istituzioni lo IUC, lo IUSE per avermi invitato e organizzato questa conferenza. Dunque, il tema che ho scelto è quello riguardo l'austerità, però io vorrei dividere in due capitoli. Il primo capitolo riguarda proprio la questione dell'austerità, nel senso, se vogliamo, è teorico, cioè è troppo dire teorico nei confronti delle idee dell'austerità, perché non c'è nessuna base teorica per queste idee, zero, ma chiamiamole così, di tipo teorico. Il secondo invece, una volta chiarito, spiegato perché io pensi che non ci sia una base teorica alla nozione di austerità, vorrei passare a discutere alcuni temi della situazione europea, soprattutto perché mi sto accingendo controvoglia, e non mi va più di scrivere, tanto sono sempre le stesse cose, e non mi va più tanto, accingendo a sistematizzare un lavoro sulla economia politica dell'Europa in senso storico, perché io penso che l'analisi, lo studio economico dell'economia non possa essere disgiunto dallo studio della storia. Cioè, secondo me l'analisi comparata che viene, di statica comparata che viene così regolarmente utilizzata in economia, non ha ragion d'essere, perché l'economia per definizione si svolge in uno spazio temporale e quindi è pressoché istantaneamente, automaticamente dinamica, e quindi deve essere svolto in termini storici, anche perché non potendo prevedere il futuro, la cosa migliore è capire almeno come si arriva a certe situazioni e poi da lì fare altro tipo di discussione. Dunque, per parlare dell'austerità, l'austerità come base teorica è una cosa veramente estremamente labile. L'unico elemento che si possa dire a favore dell'idea di austerità è che il sistema economico tende naturalmente e in un periodo, lasso di tempo definibile, cioè nel senso che si possa veramente dire in un lasso di tempo di, non so, 2 anni, 3 anni, tenda verso l'equilibrio. E tenda verso l'equilibrio dove questo equilibrio è analizzato nei termini delle teorie che riguardano la formazione di mercati perfetti. E in tal modo si può dire che effettivamente, se l'economia ha una tendenza endogena verso l'equilibrio, questa tendenza endogena all'equilibrio
non richiede attività di spesa da parte degli organismi pubblici, da parte del governo, da parte delle istituzioni pubbliche, oltre quella misura che è stata sempre contemplata nella teoria della finanza pubblica, soprattutto nelle teorie delle finanze pubbliche sviluppate in Italia da persone come Maffeo Pantaleoni, da persone anche come Luigi Einaudi. Bisogna ricordare il suo lavoro, il suo articolo "Il mio piano non è quello di Keynes", dove appunto l'ipotesi fondamentale è che ci sono dei meccanismi all'interno del sistema economico che possano portare l'economia a un livello stabile, e più o meno, anche se Einaudi era molto più accorto nelle formulazioni, nelle sue formulazioni, più o meno a un livello di piena occupazione. Allora, in questo senso, qualsiasi spesa pubblica che sia al di là di quella contemplata dalla finanza pubblica tradizionale, dalla manualistica tradizionale della finanza pubblica, effettivamente può essere concepita come superflua, non direi nemmeno come è un elemento di distorsione. Attenzione, perché c'è un teorema nella finanza pubblica che è stato sviluppato soprattutto negli anni 80, che si chiama il teorema delle equivalenze ricardiane, e questo teorema delle equivalenze ricardiane, che dovrebbe essere il teorema anti-keynesiano per eccellenza, non ti dice che la spesa pubblica è un fatto negativo, la spesa in deficit, ti dice semplicemente che la spesa pubblica è irrilevante in quanto non cambi la situazione, diciamo, finale, e di conseguenza questa spesa è irrilevante ai fini degli obiettivi che vuoi raggiungere, che si vogliono raggiungere in termini di piena occupazione. Questo è un teorema che venne fuori sull'onda di una teoria che si chiama delle aspettative razionali, teoria che è più o meno crollata intorno alla fine degli anni 80. Questa teoria era una visione estrema del monetarismo, e questa visione estrema del monetarismo si basava sull'idea che l'economia, gli agenti economici, come loro si esprimono, che gli agenti economici operano e credono di operare, credono fermamente nella loro razionalità, che è una razionalità sempre di tipo neoclassico, fondata sull'ottimizzazione, la massimizzazione, vincolata a vari vincoli di tipo di bilancio del consumatore, questi agenti economici operano in un mondo che è quello della concorrenza perfetta, così come postulato dalla teoria dell'equilibrio economico generale, in un modo e l'altro. L'ipotesi di aspettative razionali venne distrutta completamente non da teorici che operavano al di fuori dello schema del pensiero tradizionale, dell'analisi tradizionale, ma proprio da persone che operavano all'interno del pensiero neoclassico, anzi proprio da persone che erano tra i costruttori moderni. Uno di questi è morto da poco, che erano dei costruttori moderni dell'equilibrio economico generale di marca valrassiana, no? del modello del sistema Aro-Debre di equilibrio economico generale. Uno è Frank Hahn, che era professore a Cambridge per tanti anni e poi dopo ha preso la cattedra a Siena. L'altro è, me ne sono vari, non è che siamo uno solo, sono vari. Un altro è Alan Kerman ha la cattedra a Aix-Marseille ed è uno dei maggiori economisti matematici dell'equilibrio economico generale, e Alan Kerman scrisse nel 1989 un articolo molto molto importante, pubblicato sull'Economic Journal, che è la rivista della Royal Economic Society, e
in cui diceva che si chiama l'imperatore è nudo, non ha, the emperor has no clothes, l'imperatore non ha vestiti, cioè, quindi l'imperatore è nudo, mostrando la riprendendo dei teoremi che erano stati sviluppati prima, devo dire la verità, non è che nasce tutto d'un colpo, mostrando che il concetto stesso di equilibrio economico generale non si tiene, non ha fondamenta robuste, no? In base a un teorema che noi discuteremo domani, il teorema Sonnenschein-Mantel-Debreu. E quindi questa teoria, le teorie di Chicago post Milton Friedman, che si chiamano teorie delle aspettative razionali, sono una visione estremista del monetarismo di Milton Friedman, e nello stesso tempo si basano su un postulato che è la possibilità di presentare il sistema economico come fondandosi su un agente rappresentativo. E Alan Kerman ha fatto proprio questo lavoro qui, prima mostrando che le premesse, le fondamenta dell'equilibrio economico generale non sono forti, e successivamente su una rivista americana che si chiama non so se è Journal of Economic Perspectives, nel 92, se non 92, ha sviluppato ha scritto un articolo che si chiama Chi e che cosa rappresenta l'agente rappresentativo, dove lui mostra in una maniera molto molto semplice, molto chiara, pressoché a tutti, basta conoscere un po' il sistema paretiano, non c'è bisogno di tanta matematica, anzi quasi niente di matematica per capire quell'articolo, dove lui mostra che l'agente rappresentativo non può esistere, che lui costruisce, questa è la cosa molto bella, già sto facendo la lezione, lui costruisce un agente veramente rappresentativo, cioè che ha dentro di sé degli agenti differenti, diversi, no? Perché l'agente rappresentativo, se io rappresento un agente, costruisco un agente che può rappresentare tutti, che può raccogliere tutti, e quindi il comportamento di questo agente, se è razionale, nel senso malrasiano, neoclassico, mettete come vuole, mi rappresenta l'insieme dell'economia. E questa è una storia che va avanti praticamente da Ricardo in poi, o viene con un solo settore, o viene con una sola impresa, con Marshall, o viene con un solo agente, siamo sempre in questa dimensione di ridurre l'insieme a una cosa sola, come se fosse una sola impresa, un solo agente, un solo settore. E lui costruisce questo agente rappresentativo, lo costruisce veramente, nel senso che questo agente ha dentro di sé degli agenti differenti, e lui è veramente rappresentativo perché rappresenta agenti differenti, quindi non fa implodere tutti l'eterogeneità degli agenti in un agente omogeneo, fa un agente che è veramente rappresentativo, e viene fuori che questa gente non può prendere decisioni perché è schizofrenico, questo è quello che viene fuori, no? E viene fatto in una maniera molto bella dal punto di vista teorico, costruita molto bene e inattaccabile. Però le teorie sull'austerità vengono da questo, cioè vengono dall'irrilevanza delle politiche di deficit di bilancio. Queste sono irrilevanti, e se aggiungiamo poi il comportamento degli individui, degli agenti, perché siamo sempre a livello di individui, rispetto a annunci di politica economica irrazionali, cioè politica economica keynesiana, fatto da politici che vogliono spendere soldi per avere voti, perché ci mettono anche una teoria elettorale là dentro, questo soprattutto venendo dalla Virginia School. Chi viene dalla Virginia School ci mette il comportamento politico, diciamo, elettoralistico. Questi annunci di politica economica keynesiana sono irrilevanti dal punto di vista teorico puro, e nella pratica diventano fuorvianti, no? E quindi possono creano delle distorsioni, anche se queste distorsioni non sono mai state spiegate. In questa vicenda entra in maniera preponderante
faccio un piccolo salto, magari mi fate una domanda su questo, poi non è che vi voglio dire cosa mi dovete domandare, non so. Faccio un piccolo salto in questo momento e in questa vicenda entra in maniera preponderante la formazione negli Stati Uniti, ma le origini non sono negli Stati Uniti, di gruppi di economisti che io chiamo mesoteorici, cioè che sviluppano una meso, delle mesoteorie, delle teorie intermedie che non sono teorie, sono, detto sinceramente, sono dei pastrocchi, sono dei pastrocchi. Il fulcro di questa mesoteorie, il fulcro, l'agente patogeno, gli agenti di queste mesoteorie, che possono giocarsi a vari livelli e in varie direzioni, è la Bocconi. È la Bocconi. Non so se la pronuncia sia giusta, cioè l'accentuazione sia giusta, con Alesina, che è il capo del Dipartimento dell'Università di Harvard, e scrive su Corriere della Sera, e scrive con l'amico suo Giavazzi, no? Anche lui della Bocconi. Allora, la storia, qui c'è un libro che fa una parte della storia, io vi dico quello che il libro non dice, è un bellissimo libro di uno che sta all'Università di... alla Brown University, che già l'ho lasciato, non sono scordato, no, però lui racconta solo una parte della storia, si chiama Austerity, The History of a Dangerous Idea, un bellissimo libro. Lui è uno scienziato politico, è un politologo, però si è studiato molto bene l'economia, molto bene, l'ho letto, è un libro che mi piace fino a un certo punto, però insomma io direi che va bene leggere. Il tutto cominciò, Bliss, lui fa cominciare il tutto negli anni 90, fine anni 80. Io faccio cominciare il tutto un po' prima, faccio cominciare da Giavazzi e Pagano. Giavazzi e Pagano, loro cominciarono a scrivere negli anni 80 dei papers nella European Economic Journal, in tutte queste riviste. E qua anche viste importanti, tra l'altro l'European Economic Journal è importante, l'European Economic Review, scusate, è importante. Quindi loro cominciano a scrivere riviste sulla una vicenda italiana, ma non parlando dell'Italia, teorizzando l'Italia. L'Italia entrò nel 1979, come voi sapete, nel sistema monetario europeo, no? Nello SME. In Italia ci fu una discussione su questa faccenda, non è che era una cosa, se voi vi leggete l'intervento di Napolitano alla Camera, o ancora meglio l'intervento di Spaventa, di Luigi Spaventa, che annunciava che allora era eletto alla Camera come indipendente nelle liste del Partito Comunista Italiano, è lui che fa la relazione di opposizione all'entrata dell'Italia nello SME. E c'è il discorso più politico di Napolitano, che annuncia il voto contrario del PC. Quindi la relazione, diciamo, analitica, tecnica contro l'entrata dell'Italia nello SME la fa Spaventa, quella politica la fa Napolitano. Beh, sono comunque contro lo SME, cioè Napolitano dà una dimensione politica alla relazione di Spaventa. Hanno cambiato idea tutti e due. Allora, comunque, qual è la tesi fondamentale? La tesi fondamentale è che l'entrata dell'Italia nello SME penalizzava fortemente la capacità di esportazione dell'Italia, perché implicava una rivalutazione reale della lira, in quanto obbligava la lira a convergere verso dei parametri, dei valori più o meno sempre più stretti. C'era la possibilità di svalutare durante lo SME fino a un certo punto, però le svalutazioni, man mano che venivano attuate, queste svalutazioni dovevano convergere verso una certa delle parità che dovevano stabilizzarsi, quindi diventava un sistema, infatti dall'85 in poi diventò un sistema di cambi fissi. Ma siccome l'inflazione in Italia era molto più alta, i due paesi ad alta inflazione in Europa, ad alta, molto più alta della media, erano Gran Bretagna e Italia. La Bretagna non entrò nello SME fino al 1990 e come entrò nello SME venne scioccata subito. E
erano l'Italia e la Gran Bretagna. Se uno entra con un'alta inflazione mentre la svalutazione della moneta nazionale è inferiore all'inflazione, di fatto in termini reali si rivaluta. E allora hanno detto questo implicherà una rivalutazione della lira e porterà nocumento alla posizione commerciale italiana, cosa che è successa. Non solo successe, ma per poter mantenere, non c'era la Banca Centrale Europea, allora, per poter mantenere la parità, per poter mantenere la convergenza verso i valori postulati dallo SME, era necessario attrarre capitale, perché si deteriorava anche la bilancia dei pagamenti italiana, si stava deteriorando per via del fatto che la lira veniva rivalutata. Quindi per garantire che ci fosse questa convergenza era necessario operare su un altro fronte, cioè cercare di proteggere la posizione della bilancia dei pagamenti italiana, cioè di colmare il deficit che si stava aprendo della bilancia dei pagamenti, di colmarlo attirando capitale. E come si poteva colmare attirando capitale? Innalzando i saggi di interesse. E questo è il fattore principale dell'esplosione del debito pubblico italiano. Questo non è la spesa eccessiva, è l'esplosione del debito pubblico italiano, e questo è l'effetto degli interessi sul debito che veniva accumulato. E la politica di stare nello SME è stata l'elemento centrale nell'aumento di questi tassi di interesse. Tutto crollò poi tra il 90 e il 91, nel 92, tra il 91 e il 90, nel 93, quando la Germania decise di alterare completamente le regole del gioco. Allora, Pagano e questo fatto, allora si ragionava in economia, nel senso che non si ragionava con dei presupposti, l'Europa mamma mia, bisogna starci dentro, eccetera, non si ragionava con dei paletti, si ragionava sul problema, se era favorevole alla posizione italiana o no, se era una cosa politicamente, economicamente sostenibile o meno. E nel dibattito intervennero Pagano e Giavazzi, a livello anche accademico, con una serie di articoli, dicendo c'è un vantaggio di credibilità. Questa, e venne fuori la teoria della mano legata dietro la schiena, cioè avere un cambio fisso o un sistema di cambi che si orienta verso i cambi fissi, questo è vero che ci penalizza, dicevano Giavazzi e Pagano, però ci dà credibilità, perché cioè, penalizza, quindi abbiamo la mano legata, quindi dobbiamo tutto fare con una mano su un braccio solo, no? Tutto con un braccio solo, però ci dà credibilità. Quindi abbiamo un guadagno di credibilità, e alla fine verrà fuori anche l'altra mano, no? Perché man mano che guadagniamo credibilità, la mano si slega, no? Perché quindi la stabilità del saggio di interesse, riduciamo l'inflazione, la stabilità del saggio di cambio, riduciamo l'inflazione, e alla fine abbiamo credibilità e quindi possiamo slegare l'altra mano, non ci sarà più il vincolo, e potremmo lavorare con due mani. Non Ma la credibilità sì, praticamente si tradurrebbe in investimenti esteri, questa è l'idea. Cioè, la credibilità è stabilità, quindi nei confronti del paese, dell'inflazione, eccetera, eccetera, quindi investimenti esteri, soprattutto questa è, se noi guardiamo tutte le tesi sviluppate poi da Alesina nel 1995 e il 2010, effettivamente, di Alesina e anche sempre Giavazzi, ma poi soprattutto Alesina, è tutto basato sull'idea di credibilità. Questo è tutto che la tesi poi che sviluppa dal 95 in poi Alesina è quello del fatto che se si annunciano dei tagli di bilancio, okay, se si annuncia delle riduzioni delle spese, si crea una senza aumentare le tasse, si crea una credibilità nel fatto che
il reddito disponibile aumenterà e ci sarà da parte dei imprenditori e agenti economici una disponibilità maggiore ad investire e via dicendo, no? Questo venne presentato in pompa magna nel 2010, ci ha messo 15 anni a sviluppare questa cosa, venne presentato in pompa magna nel 2010 alla riunione dell'Ecofin, che divenne la politica dell'Ecofin sostanzialmente, no? Divenne la politica, questo viene chiamato la Lesina Moment. La Lesina, perché è all'Ecofin, viene lui all'Ecofin e dice questa è la Lesina Moment, viene proprio chiamato così. Solo che poi il Fondo Monetario, e lì Strauss-Kahn, il merito è di Strauss-Kahn, il Fondo Monetario ha cominciato a guardarci dentro questa faccenda qua, proprio nel 2010 ha cominciato a guardare dentro, cioè da un lato il Fondo Monetario sosteneva le politiche austerità, sai, perché era il retaggio da cui veniva, ma dall'altro lato la loro sezione di studi, il loro ufficio studi cominciava a guardarci dentro, hanno cominciato a guardare veramente dentro questa faccenda se le politiche di tagli di bilancio effettivamente comportano una riduzione, diciamo un rientro e sia maggiori investimenti, qual è l'effetto, e tutte le cose, gli studi che hanno fatto e simulazioni, quando hanno allargato veramente il ventaglio delle analisi, tutto questo è disponibile online, si possono vedere, ha mostrato che l'austerità ha l'effetto contrario, cioè acuisce le condizioni di recessione, e un economista anche della Bocconi, ci sono arrivati pure loro, no? Però lui ha fatto l'ultimo e definitivo studio di smantellamento dell'ipotesi ha smantellato la Lesina Moment, quindi non c'è più questa Lesina Moment, finito. Vabbè, questa è la vicenda che si collega, perché sono tutta una banda, poi si chiamano a vicenda, è come quando uno emigra, no? Uno emigra, chiama quello della famiglia, allora Alesina chiama degli italiani, poi ha esteso, ha chiamato i turchi, c'è Roderick, Acemoglu, questi qua, ha chiamato questi, poi e Rogoff, anche Rogoff e Reinhardt stanno dentro questa faccenda e loro sono incappati in questa vicenda di proprio errori, perché l'errore è possibile perché loro non è che studiano l'evoluzione dell'economia storicamente. Loro devono avere, hanno delle grandi banche dati, mettono queste banche dati dentro dei modelli econometrici, no? E fanno girare questi modelli. E hanno i modelli, possono fare adesso con i computer, anche io col mio piccolo computer, Samsung piccolino, posso fare tante simulazioni. Faccio queste simulazioni e poi loro fanno lo spettro, no? Fanno l'analisi spettrale delle simulazioni, viene fuori quali sono le covarianze e a questo punto hanno dei risultati. Ma loro non è che si studiano l'evoluzione effettiva dell'economia, non se la studiano, è evidente così. Vabbè, quindi l'austerità dal punto di vista sia della metodologia sia delle teorie che soggiacciono alla tesi dell'austerità è una cosa che è saltata, non c'è più, è saltata completamente. Rimane nella testa dei politici, degli organismi, delle istituzioni soprattutto europee, ma per motivi che con l'austerità in quanto tale, come teoria, come teoria di politica economica, come approccio, non hanno niente a che vedere. E qui io vorrei passare alla seconda parte. Se avete delle domande adesso posso prendere, perché la seconda parte è di natura diversa. Se no vado avanti. Io una domandina l'avrei, che era questa. Sostanzialmente tu dici, vabbè, dal punto di vista teorico viene screditata questa idea, dal punto di vista ideologico però rimane fortissima, perché chiaramente condiziona sostanzialmente il pensiero dominante dei politici ancora, no? Allora io mi domandavo, la caduta di Strauss-Kahn al fondo
e la salita, diciamo, della Lajar, no? Di quella dopo, Lagazzi, ha costituito in realtà una mossa in controtendenza rispetto alla definitiva visibilità della critica all'austerity, perché a me sembra che lei invece sia una super austerity rispetto a com'era lui, quindi questo abbia cambiato in qualche modo rispetto a Strauss-Kahn, certamente. Però lei non ha fermato gli studi empirici che venivano fatti dalla loro stessa sezione, quindi questi studi empirici sono andati avanti, e quindi lei sostanzialmente adesso si sta un po' mediando tra le due posizioni. Cioè, quando vede una situazione, per esempio lei adesso sta prendendo i paesi baltici, soprattutto la Lettonia è diventata un paese più importante per il Fondo Monetario, no? Perché la Lettonia, che era crollata, cioè stava scomparendo verso l'Artico completamente con la crisi, però si è ripresa, soprattutto è stata inondata di capitali, anche svedesi, che hanno trovato conveniente spostarsi lì. Quindi si è ripresa in questo senso. E la Lettonia ha applicato politiche di austerità, no? Allora, quindi per la Lagarde, ecco, vedi, però qui funziona. Invece Bright mostra che anche lì non è che funzioni veramente, sono fattori esterni che hanno tirato la Lettonia, tanto la grande svalutazione che c'è stata prima, eccetera. Quindi la Lagarde media. Certo, con Strauss-Kahn c'era una rottura più netta. Però anche durante Strauss-Kahn c'erano delle ambiguità, perché lui ha perorato una politica di austerità molto forte nei confronti dell'Ungheria, e questa è una delle cause principali dell'aumento perché lì in Ungheria c'è il partito principale al potere, è sostanzialmente, io lo chiamerei quasi fascista, insomma, però di estrema destra, e il partito di opposizione è quasi nazista. Non è che stiamo combinati molto bene in quel contesto lì. E prima c'era un governo socialista, fatto dai socialisti in Ungheria, no? Quindi lo spostamento è stato radicale. Questa è. Vabbè, altri. Sì, no. In realtà è una domanda che forse non va posta, perché mi ha interessato molto da ignorante il passaggio sull'apertura del sistema monetario europeo e gli effetti che ha avuto negli anni '80. Se parliamo di austerità in concreto, e quindi parliamo anche di quadro europeo, incidenza che ha magari il nordoliberismo tedesco sull'applicazione sia politica sia in maniera tra virgolette teorica sull'applicazione delle politiche economiche di austerità, sul piano invece della moneta e monetario, il discorso che lei faceva su rivalutazione reale, svalutazione reale, legame con i tassi di interesse, mi sembra di capire da quel poco che leggo che abbia una certa attualità, diciamo, ancora oggi, quando noi da 2-3 anni, no, senti parlare dello spread, del valore reale del marco che è in realtà un 20-30% più forte di quanto non sia il valore nominale, e viceversa per l'euro italiano, tra virgolette. Vedremo. Cioè? Nel senso, questo fa parte della seconda parte. Ah. Okay. Quindi ci devo un po' arrivare. Okay. No, la domanda è pertinente, anche se io terrei sempre presente le differenze istituzionali. Il fatto che non ci sia una moneta nazionale ha un significato molto importante, dal punto di vista istituzionale è molto importante questo fatto. E di conseguenza io non direi che ha una rilevanza per oggi. Si deve capire la differenza. Bisogna capire la differenza rispetto allo SME di oggi rispetto allo SME. Comunque, adesso ne parliamo, perché io apro questa seconda fase, questa seconda parte. In seconda parte io la baso su, diciamo, forse quattro segmenti. Il primo segmento è che, parlando dell'integrazione europea, l'integrazione europea più efficace che ci sia stata fino adesso è stata quella sotto l'egida degli Stati Uniti. È stata quella in cui, per condizioni particolari, ovviamente condizioni storiche particolari, l'Europa aveva una
un sistema di perequazione di riciclaggio o perequazione degli squilibri nella bilancia dei pagamenti dovuto a un'idea di un economista, non so se era lussemburghese o belga, penso che fosse lussemburghese, ma che si era trasferito negli Stati Uniti, che si chiamava Robert Triffin, e che con la formazione del piano Marshall, lui era l'economista principale del piano Marshall, coadiuvato da un altro economista dell'MIT che si chiamava morto, Triffin era Yale, era scienze politiche Yale, e l'altro era economista all'MIT, si chiamava Charles Kindleberger, e loro erano i due economisti del piano Marshall, uno era il capo e l'altro era il coadiuvante, e misero su un sistema che si chiamava European Payment Union, l'Unione Europea dei Pagamenti. Questa Unione Europea dei Pagamenti venne messa su con un fondo del Congresso degli Stati Uniti e aveva il compito di ricevere i fondi di contropartita del piano Marshall, perché gli americani regalarono sì all'Europa, ma non regalarono direttamente. Loro chiesero agli europei, a chi riceveva i fondi del piano Marshall, a chi riceveva gli aiuti del piano Marshall, di pagare. Solo che loro non pagavano gli americani, gli europei non pagavano gli americani, loro mettevano i fondi di contropartita nella Banca Europea dei Pagamenti, nell'Unione Europea dei Pagamenti. Questa Unione Europea dei Pagamenti è una banca virtuale, non è che uno va con lo sportello, al cielo sportello, è una banca virtuale gestita dalla Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea. Questo ha permesso ai paesi in deficit di poter finanziare i loro deficit, perché la Germania per esempio, che subito ebbe, la Germania subito, poi basta che si metta a lavorare, c'ha subito il surplus, e c'ha subito il surplus per motivi strutturali che incontreremo. La Germania ha i settori di beni capitali più sviluppati in Europa, per cui non c'è industria europea, non c'è impresa europea, mediamente parlando, che non abbia bisogno di un input tedesco. Tutto qua. La Germania ha seguito lo schema marxista della priorità dell'investimento nel settore dei beni capitali e c'ha il settore dei beni capitali. Questo è stato Bismarck, e qualsiasi regime tedesco che fosse Bismarck, che fosse perfino con la Repubblica di Weimar, perfino che lì era tutto un po' traballante, perfino con la Repubblica di Weimar, per non parlare del regime nazista, hanno dato priorità al settore dei beni capitali. Le grandi industrie monopolistiche, oligopolistiche tedesche sono legate a tutta una serie di settori di beni capitali che sono imbattibili, nemmeno i giapponesi riescono a battere, imbattibili, perché mantengono le coerenze strutturali dei rapporti input-output, mentre gli altri paesi si sono spappolati. Chi corre appresso al computer, chi corre appresso all'altra cosa, alla plastica, questa, quell'altro, al calzino. Invece in Germania la struttura produttiva all'interno, non in tutti i settori, non nei settori beni di consumo che loro hanno lasciato che venissero sottomessi alla concorrenza prima italiana, poi adesso asiatica, cinese, eccetera, eccetera, per cui i settori dei beni di consumo sono, ma i settori portanti, quelli dei beni capitali, sono potentissimi, e questa è la fonte principale del surplus tedesco. Quindi quando i tedeschi sono rimessi a trafficare, a lavorare, hanno generato surplus per via del settore produttivo che c'è. Loro mettevano le eccedenze, le mettevano dentro l'Unione Europea dei Pagamenti, e l'Unione Europea dei Pagamenti li riciclava. Ma perché era possibile fare questo? Perché le monete europee, e questo è l'aspetto di eccezionalità del periodo, che non può diventare permanente, non può diventare un fenomeno permanente, diventato nei paesi dell'est un fenomeno permanente, ma quella è un'altra storia. Perché le monete europee non erano convertibili, la lira non poteva essere convertita direttamente, scambiata direttamente col franco francese, doveva passare per
sia franco-francese che poi il Deutschmark, il marco tedesco, che tutte le altre monete, compresa la sterlina, dovevano passare attraverso le quantità di dollari detenute dalle rispettive banche centrali. Quindi la mediazione era attraverso il dollaro. No? Quindi di fatto le monete non erano convertibili. Però questo sistema è quello che ha permesso la maggiore integrazione europea negli anni 50. Se voi andate a guardare il tasso di crescita, il tasso di sviluppo delle esportazioni e non crisi, non c'erano crisi della bilancia dei pagamenti, però l'Italia aveva un deficit nella bilancia dei pagamenti, perché l'Italia era un paese in via di sviluppo e di conseguenza importava più di quanto esportasse, anche se esportava molto, le esportazioni, il ritmo di crescita delle esportazioni aumentava rispetto a quello delle importazioni. Però se ci fosse stato il vincolo della bilancia dei pagamenti, lo sviluppo italiano si sarebbe bloccato. Ho detto in modo diverso, se ci fosse stato negli anni 50 il vincolo della bilancia dei pagamenti, i paesi in deficit nei confronti della Germania e tutti poi in deficit nei confronti degli Stati Uniti, il meccanismo europeo di integrazione si sarebbe bloccato completamente. Questo è il periodo migliore. Sopravviene un periodo successivo quando c'è. Quindi tu dici, fammi capire, tu dici la bilancia dei pagamenti, quindi il vincolo sulla bilancia dei pagamenti è un fattore. Fattore fondamentale, per questo voglio arrivare alla crisi attuale dovuta al vincolo della bilancia dei pagamenti. Okay. Che all'epoca non c'era. All'epoca era attutito dall'Unione Europea dei pagamenti. Se noi prendiamo gli anni 60, nel 59 termina. 31 dicembre 1958 decade l'Unione Europea dei pagamenti. Nel 59 inizia, i cambi sono fissi secondo Bretton Woods, però le monete sono convertibili, cioè uno va alla banca e dammi. Che cosa regola lo scambio a questo punto? La posizione della bilancia dei pagamenti, ovviamente. Non c'è più niente che possa eliminare il vincolo della bilancia, anzi il vincolo diventa abbastanza severo per via del fatto che i cambi sono fissi sotto leggi, sotto nel sistema di Bretton Woods, quindi non si può svalutare, si può fare ogni tanto una svalutazione, infatti la Francia la fa con l'Algeria, fa delle svalutazioni, però non la può fare, non può fare il cambio fluttuante, deve avere una svalutazione giustificata. In quel periodo, negli anni 60, noi abbiamo una precisa e marcata comportamento ciclico dell'economia, che non si vede tanto perché c'era una crescita sostenuta, però se uno lo vede la dinamica della crescita, c'è un comportamento ciclico all'interno della crescita che è dovuto alla ciclicità della bilancia dei pagamenti. Questo è il fatto, cioè in altri termini i paesi, prima Francia, poi Italia, molto importante Italia, De Cecco nei suoi articoli torna e parla in continuazione del fatto che la crisi del 63 è stata definitiva, è stata molto importante perché ha aperto tutta una nuova fase nella industrializzazione italiana, ci sono elementi di deindustrializzazione che cominciano allora, sostanzialmente nella tesi di De Cecco. Quando si crea un deficit nel bilancio dei pagamenti, deficit importante nel bilancio dei pagamenti, questo viene affrontato cercando di ridurre la domanda interna, i cambi sono fissi, si rallenta la dinamica salariale, si cerca di avere un aumento della produttività, dell'intensità del lavoro e si cerca di recuperare esportando di più. Questo è il meccanismo degli anni 60. Questo meccanismo degli anni 60 si entra in crisi per due ragioni, ovviamente. Prima per la politica tedesca, che nel 69, tra il 66 e il 69, si pone come obiettivo quello di sviluppare il più possibile le esportazioni, perché le stava perdendo le esportazioni, cioè aveva sempre il surplus, e quelli hanno sempre il surplus, però questo surplus si stava restringendo, no? Tra il 66 e il 69 loro iniziano, c'è un bel libro fatto da un economista torinese sul periodo, cioè curato da Vittorio Valli, bellissimo, un classico fondamentale sulla politica sull'economia tedesca, pubblicato da Etas Libri nel 1980, che traccia questa storia in maniera stupenda. E la Germania inizia proprio una controffensiva di esportazione e poi dopo
tra il 70 e tra nel 71 crolla il sistema dei cambi fissi e i cambi diventano fluttuanti. Nel periodo dei cambi fluttuanti, con tutte le difficoltà, qui in Italia poi c'era il terrorismo di destra e c'erano le stragi, c'erano le brigate rosse, eccetera, tentativi di colpo di Stato, le esportazioni italiane vanno che è una meraviglia. Il tasso di crescita, non delle esportazioni, ma dell'economia, è tra i più alti. E c'erano scioperi, e c'erano cose. Andava benissimo dal punto di vista quantitativo, voglio dire, dal punto di vista quantitativo, anche qualitativo, poi, perché la produzione italiana non è che aveva una qualità bassa, ma e quindi questo era dovuto a una politica, un accordo implicito nel sistema che la Banca d'Italia facilitava la svalutazione. Loro non è che ci siano arrivati, Carli lo dice nei suoi, ha scritto una specie di libro di memorie, Carli lo dice, non era tanto diciamo, favorevole a questo, però nel contesto era la politica migliore, secondo Carli. E è andato benissimo, è andato talmente bene che i due si sono parlati, adesso vi dico chi sono i due, si sono parlati e hanno detto, diciamo che facciamo la grande, facciamo la costruzione europea, perché poi i francesi non te posso parlare, dice, no, ti do la costruzione europea, Valéry Giscard d'Estaing e Helmut Schmidt hanno inventato l'OSME, cioè sono messi d'accordo per fare l'OSME per bloccare l'Italia. Se voi pensate chi era l'OSME, chi era il paese che poteva alterare i giochi? La Danimarca? No. L'Olanda nemmeno, cioè sono paesi piccolini quelli, anche se l'Olanda non è un paese economicamente molto più grande di quanto lo sia geograficamente, però non è che Belgio, sono sempre qui, chi poteva alterare i giochi erano non l'Inghilterra, che era già in fase di deindustrializzazione e perdeva in esportazioni, quella era fuori da questi giochi, da questa. L'unico paese che poteva alterare, che poteva rompere le uova nel paniere, era l'Italia. E l'Italia stava rompendo le uova nel paniere, stava alla grande, perché aveva addirittura negli anni 70, la seconda, prima del nuovo boom, la nuova esplosione inflazionistica del prezzo del petrolio nel 79, era arrivata ad avere un'eccedenza anche nei confronti della Germania. Quindi l'accordo fatto tra Giscard d'Estaing e Schmidt con l'opposizione della Bundesbank, la Bundesbank non voleva, sul sistema monetario europeo, era per bloccare l'Italia sullo SME, era proprio per questo, no? Tra l'altro facendo balenare l'Italia che noi non ti accettiamo tanto perché tu c'hai tanta inflazione, quindi devi metterti in ordine. No, questo non è un taglio. Poi l'hanno, invece in realtà era fatta per. La realtà era che questi volevano l'Italia dentro, perché chi potevano, chi altro potevano? Se lo facevano tra di loro erano due paesi più quelli che stanno nel sandwich, cioè Olanda e Belgio. E tra di loro, l'Olanda e il Belgio, monete rapporto fisso col marco, quindi lì non si esce da quella. Quindi tra Francia e Inghilterra. La Francia e la Germania potevano mettersi insieme solo se avevano di mira un terzo, e il terzo era l'Italia, non l'Inghilterra, non la Spagna, figuriamoci, non la Spagna. E in questo modo, questo ha protetto il marco tedesco rispetto al dollaro e il marco tedesco rispetto alla lira e rispetto al franco francese. Perché? Perché pensate alla Fiat e pensate alla Renault del periodo, no? La produzione francese nel periodo, in quel periodo, e le produzioni italiane erano abbastanza simili. La Francia produceva beni di consumo e beni industriali tipo le automobili, eccetera. Quello che produceva le macchine, il macchinario, quello era sempre la Germania, no? Deutschland faceva sempre il macchinario. Se l'Italia avesse continuato a
tagliare l'erba sotto i piedi della, della Germania, della posizione tedesca. La Germania può sostenere un deficit con l'Italia, però l'Italia impattava anche sulla, sulla Francia. E allora a quel punto, a un certo punto, la Francia avrebbe dovuto svalutare. I cambi ormai erano, non c'era più Bretton Woods, i cambi erano Flugmann. E questo che no, la Germania non voleva, ma non l'aveva capito la Bundesbank, l'aveva capito il governo Helmut Schmidt. E la Francia non voleva svalutare rispetto al, al marco tedesco. Questa è la posizione francese pressoché da, do, da dopoguerra in poi. C'è sempre il cosiddetto Francoforte e le Francfort, capito? Le Francfort e Francoforte. E questa è stata la costruzione dello SNE, che ha funzionato molto bene nei confronti della Germania negli anni 80, molto male nei confronti dell'Italia, perché l'Italia ha accumulato il deficit pubblico nel 1000, in quei 10 anni ha raddoppiato il deficit pubblico. Guardate che ha raddoppiato il debito pubblico, scusate, non il deficit pubblico. Questo lo dimostra molto bene Augusto Graziani in un articolo già pubblicato nel 1991 su Note Economiche. Augusto Graziani, premio Nobel, ci sono economisti italiani da premio Nobel che non vengono nemmeno più insegnati in Italia. Uno è Silo Slabini, l'altro è Augusto Graziani, un altro è Claudio Napoleoni, che non vengono nei, nei dipartimenti di economia, forget about. E Augusto Graziani in un articolo del, su Note Economiche del 91, lui fa notare, osserva proprio questo, Note Economiche della rivista del Banco di Siena, osserva proprio questo, che il, l'aumento del deficit del, del debito pubblico italiano è dovuto prevalentemente agli interessi, prevalentemente all'aumento del saldo di interesse necessario per finanziare, per sostenere l'appartenenza allo SNE. Questa è la cosa. Questa è la domanda. Ecco, di. Che è questa, anche perché visto la storia delle idee, sì. In Italia negli anni 70 Berlinguer parla di austerity, sì. In un senso probabilmente diverso, ma diciamo la prima volta in cui politicamente la, sì. L'idea viene avanzata è proprio nel periodo dell'inflazione, sì. Dell'inflazione alta, ma della crescita corrispondente, sì. Da Berlinguer. Sì. E tu non gli dicevi queste cose? Io? Tu. Non è che stavi... No, io stavo lavorando alla CGL, allora esatto. Mi stavo lavorando con Silo, sì, mi stavo lavorando con Silo Slabini e Sergio Steve e stavo lavorando alla CGL. Spiegami un po' com'è questa storia qua. No, ma io infatti sono sempre, sono stato, però noi veramente alla CGL, devo dire la verità, eccetto Trentini, no? Cioè, Rinaldo Scheda era il nuovo uomo del partito nella CGL, proprio quello che è. E Bruno Trentin era quello che faceva finta di essere di sinistra e poi in realtà faceva passare il partito. Però nella CGL non c'era tanto il coraggio, mancavano due coraggi. Il primo coraggio era quello di dire direttamente a Berlinguer: guarda, non siamo d'accordo con te. Il secondo coraggio è di andare dagli operai e dire: guarda, vogliamo l'austerità, no? Queste due cose non c'era, non, mancavano questi due coraggio di dire a, agli operai: vogliamo l'austerità. Ma in effetti io all'interno della CGL dicevo: l'austerità è una cosa sbagliata, proprio sbagliata, che la classe operaia italiana usciva da una situazione di fatto di sottoconsumo, che era ancora negli anni 60, insomma i salari erano patetici, e io ero in disaccordo, lo dicevo alle riunioni, ero in disaccordo con la collega. Però quindi la stessa idea, non è che l'autorità alla Berlinguer fosse diversa. Guarda, da quella di adesso. Berlinguer era savonaroliano, per cui lui pensava veramente all'austerità come quando è andato in Cina, che gli hanno dato una piccola ciotola di riso ed era felicissimo. No, lo dice la Chiara Valentini nel suo libro Il compagno Berlinguer, la prima biografia su Berlinguer, e dice... No, lui andava in Cina ed era tutto contento perché, addirittura una cosa sulla Rai, mi sembra di aver visto. E era tutto contento perché gli hanno dato un po' di riso, lui andava benissimo, non mangiava, eccetera. E, però tutto questo è stato giocato a destra nel magma del partito, nel senso che Napolitano l'ha giocato a destra subito, cioè l'ha giocato a destra con la rivista, come si chiama?
economia politica, politica economica, non mi, no, politica economica della Confindustria. Politica ed economia. Eh? Politica ed economia, esatto. Dei miglioristi. Sì, sì. Beh, e poi divenne, ma insomma l'idea era della rivista economica del paese. Venne giocato a destra, accettiamo i vincoli. I vincoli sono i vincoli della bilancia dei pagamenti e il vincolo del debito pubblico, del deficit pubblico, che poi non era. È stato giocato in realtà a destra. Ma quello è stato un errore enorme. Ora, il periodo attuale, salto gli anni 90 perché c'è la vicenda della Germania là dentro, in che misura, per rispondere alla domanda, il periodo attuale si può paragonare al periodo dello SME degli anni 80? Secondo me è l'unica cosa che si può paragonare al periodo attuale è la posizione tedesca, cioè è il fatto che l'elemento fondamentale nella struttura, l'elemento strutturale della crisi europea è la posizione della Germania e dell'Olanda come paesi a forte surplus. L'Olanda ha il 10% del PIL come surplus nella bilancia dei pagamenti, la Germania ha il 6,5% e ne vorrebbe avere anche di più, ok? Questo è, e che non hanno alcun, sono contrari a qualsiasi meccanismo di spesa, in questo senso, proprio come pensava Keynes a Bretton Woods, perdendo la partita, lui ha perso la partita nei confronti degli americani, di fare un meccanismo dove, che funzionava durante l'Unione Europea dei pagamenti, di spesa del surplus. Il surplus non doveva essere trattenuto, non doveva essere né investito in attività finanziarie, cioè doveva essere subito trasformato in facilitazioni creditizie, riciclaggio, eccetera. Però non è tanto l'errore di Keynes. Keynes ha in testa reddito e aggregati macroeconomici di questo tipo, reddito, consumi, investimenti. La verità è che il surplus, come aveva già capito Rosa Luxemburg, ok, a suo tempo, e poi un altro grande economista che ha preso le mosse da Rosa Luxemburg, Michal Kalecki, grandissimo economista, molto più analiticamente forte di Keynes, però il surplus rappresenta profitti, no? Perché se tu vendi camici all'estero, significa che non c'hai bisogno di salari per poter fare di salari altrove nell'economia italiana. Tu vendi camicie in Italia, in definitiva, sì, tu come impresa che produce camicie puoi abbassare i salari se ne hai la forza, abbassi i salari, se stai lì con mitra contro gli operai, abbassi i salari e vendi le camicie al resto dell'economia, al resto dei lavoratori, che l'economia hanno a gran parte lavoro dipendente, al resto dei lavoratori, e fai profitti perché hai abbassato i salari, va bene? Però se l'insieme non riesce a farlo, non lo può fare nei confronti di se stessa, perché si riduce la domanda. Lo fa creando un surplus all'estero, ecco fatto che la domanda che internamente sarebbe di salari, sarebbe di provenienza salariale, verso l'estero, quando viene effettuata, viene venduta all'estero, questa stessa domanda, se invece proviene dall'estero, diventa profitto. E quindi il surplus è profitto, il surplus della bilancia dei pagamenti è profitto, non è una questione finanziaria, è profitto, si manifesta poi, fa varie cose finanziarie, però è profitto. Di conseguenza la possibilità di riciclare questa roba significa che a un certo punto il sistema economico, chiamiamolo tedesco, chiamiamolo olandese, deve come dire, spogliarsi del profitto, cercare di rispendere, di eliminare i profitti che fa sul settore estero, e questo non te lo fanno, hanno pure ragione, voglio dire, questo è un sistema capitalistico privato, perché io devo spogliarmi del mio profitto, capito? E in realtà loro trasformano i surplus del bilancio dei pagamenti in attività finanziarie volte a stimolare ulteriori esportazioni, e se la domanda non tira, volte a creare attivi finanziari, come hanno fatto le Landesbanken in Germania, come hanno fatto le banche tedesche con i surplus esteri, e la domanda non tirava per poter riciclare in continuazione nell'economia reale il surplus estero,
hanno investito massicciamente in attività finanziarie che ancora c'hanno come titoli marci all'interno del loro sistema. Tanto è vero che le banche tedesche, quando ci sono gli stress test, non è che ne passano molto bene, nascondono, imbrogliano, fanno tutte queste cose qua, no? Quindi è la posizione, diciamo, la situazione che oggi si può paragonare a quella dell'87, degli anni 80, solo nell'aspetto che riguarda il ruolo fondamentale, strutturale, dato dal surplus della Germania, dell'Olanda, di una serie di paesi collegati alla Germania. Questo è l'unico aspetto. Ora qui voglio aggiungere che se si analizza, io lo analizzo da questo punto di vista, se si analizza sotto questa angolatura, lo stesso tema mostra però anche la differenza rispetto agli anni 80. La differenza sta in una visione strategica nuova da parte della Germania e in una divisione nuova in Europa, resa possibile dall'espansione dell'Europa stessa, dell'Unione Europea, verso l'est e da tentativi di incorporare o direttamente nell'Unione Europea o in una sfera della Germania anche paesi che si trovano fuori dall'Unione Europea, vedi Ucraina. E la visione è questa: la Germania è arrivata alla conclusione, si è formata, ma questo già si formò all'inizio degli anni 90, solo che non potevano espletarlo, non avevano la forza per espletarlo, che il futuro dell'economia tedesca, del capitalismo tedesco, non è in Europa. Non è in Europa. Come Marchionne. Però Marchionne se ne vuole andare, loro non vogliono spostare le loro produzioni, non oltre quello che loro pensano sia necessario, però loro non vogliono spostare le loro produzioni. Loro pensano che il futuro dell'economia tedesca e dei paesi alleati all'economia tedesca sia Russia, quindi Ucraina, Russia, Cina soprattutto, con tutto un asse che colleghi la Germania e l'Europa tedesca a questi, alla Russia, alla Cina. La Turchia è molto importante perché è anche un punto di incontro tra la Cina e la Germania, e l'Iran. Questa è la loro idea. Se voi vedete la strategia delle grandi multinazionali tedesche, tipo Siemens e cruciale, dove va la Cina ci sta la multinazionale tedesca. È come un amico mio napoletano, quando andavo in montagna, quando facevo scalavo in montagna 30-40 anni fa, negli anni 70, lui era di Caserta, no? Dice: signori miei, io vado solo simultaneamente alla macchina, mi portate sempre verso precipizi. No? E quindi lui gli va. Loro vanno simultaneamente alla Cina, con la Cina. Quindi, per esempio, c'è un grande progetto cinese in America, in Sud America, che è quello di collegare, hanno fatto un accordo con la Colombia, di collegare i due oceani, il Pacifico e l'Atlantico, cioè perché la Colombia è accanto al canale di Panama, quindi se loro vogliono fare un asse ferroviario, un sistema ferroviario e di esportazioni con container, con tutta una grande strutture, collegando porti sul Pacifico della Colombia con i porti sul Mar dei Caraibi, no? E lì ci sta la Germania, ci sta soprattutto Siemens, ThyssenKrupp, ci stanno questi. Nella costruzione della grande ferrovia di quasi 3.000 km, di oltre 3.000 km tra Pechino e Lhasa nel Tibet, una grande ferrovia per il movimento di merci pesanti, tra l'altro, non tipo alta velocità, lo diciamo anche le strategie ad alta velocità, c'era la Siemens, come c'è la Siemens nello sviluppo dei treni ad alta velocità. C'è più la Siemens, ci sono anche i francesi, ma molto meno dei tedeschi. E loro hanno questa visione che possono aggirare l'Europa, che l'Europa va bene
fin tanto che compra Volkswagen, tanto quelli compreranno Volkswagen, compreranno Mercedes, gli europei, e poi soprattutto dovranno comprare le nostre, io sono tedesco in questo momento, i nostri macchinari, le nostre tecnologie, quindi ci daranno il surplus. Questo va benissimo per noi, perché con questo surplus, tra l'altro, noi finanziamo le nostre banche, che sono marce all'interno. Per questo non vogliamo dare i soldi a attività di tipo paneuropeo all'interno dell'Europa. Non vogliamo darli perché abbiamo bisogno di questi soldi per finanziare le nostre banche. Però la loro strategia fondamentalmente è extraeuropea, cioè loro vedono la dinamica fuori dall'Europa e in questo loro si trascinano dietro tutta una serie di paesi, perché loro hanno completamente ristrutturato, io adesso la chiamo Cecoslovacchia, ma sappiamo che sono due paesi, sia la Slovacchia che la Repubblica Ceca in particolare, hanno completamente ristrutturato, ristabilendo i vecchi legami che ci avevano, questi paesi li conoscevano perfettamente, tra l'altro l'occupazione ha anche aiutato a conoscere molto bene le strutture di questi paesi, l'occupazione tedesca. Quindi loro hanno riallacciato, ristabilito, hanno ristrutturato, se voi vedete, e hanno anche mantenuto certi aspetti del Comecon. La divisione del lavoro del Comecon, che era questa specie di mercato comune sovietico, era basata sul fatto che c'erano alcuni paesi che dovevano produrre industrie pesanti, macchinari, e questi erano Germania Est. A Germania Est loro non hanno permesso niente, quindi quella è implosa, ma erano Germania Est e Cecoslovacchia. Le industrie più leggere era l'Ungheria doveva, nella divisione del lavoro del Comico, doveva produrre frigoriferi. Se voi andate a vedere le delocalizzazioni tedesche, come loro fanno l'outsourcing e la delocalizzazione, corrisponde più o meno a questo criterio qua. Quindi voi vedrete che la Cecoslovacchia, i due paesi della Cecoslovacchia, hanno un surplus commerciale, loro esportano alla Germania più di quanto importino, però hanno un deficit nella bilancia dei pagamenti, perché tutto i servizi non fisici, cioè i servizi logistici, servizi, tutte le cose che non è esportazione di merci, loro sono in deficit, quindi alla fine il deficit nella bilancia dei pagamenti si forma malgrado il surplus nella bilancia commerciale, no? Perché la bilancia pagamenti ha delle poste che non sono solamente beni, sono anche servizi, sono anche... La stessa cosa con l'Ungheria, c'è la stessa situazione, che loro hanno ristrutturato per esempio l'industria dei beni per ciò che riguarda come frigoriferi e lavatrici eccetera, questa industria è stata fortemente spostata verso l'Ungheria. L'industria automobilistica tedesca si è estesa e ha anche usato la Cecoslovacchia come elemento di outsourcing, no? Questo settore, questi paesi fanno parte della strategia economica tedesca. Fanno parte della strategia economica tedesca, nel senso che loro si portano appresso questi paesi quando si espandono, quando hanno rapporti con la Cina. Loro vorrebbero, per esempio, moltissimo una ripresa dello sviluppo russo. Loro sanno che lo sviluppo russo è fittizio, lo sanno perfettamente, cioè lo sviluppo russo è fondato soltanto prevalentemente su una riduzione della diversificazione industriale sovietica che c'era prima, con la concentrazione in attività legate al petrolio e in parte al settore militare industriale, perché questo settore è molto utilizzato dagli Stati Uniti, molto utilizzato dagli Stati Uniti, cioè l'industria militare industriale russa, ex sovietica, è molto utilizzata dagli Stati Uniti. Quindi questi sono i due settori. Per il resto l'economia civile è molto depressa, è veramente molto depressa. Loro vorrebbero uno sviluppo dell'industria russa, una ripresa, una ristrutturazione dell'industria russa, perché in questo modo esporterebbero enormemente nei confronti della Russia. E l'Ucraina è anche quella, è un tassello fondamentale in questa faccenda qui.
Quindi loro, per l'Europa, l'Europa per loro è molto secondaria, per questo non vogliono, non vogliono collaborare, non vogliono cooperare, e se lo fanno perché a un certo punto sono presi per la gola, perché, perché c'è Draghi che glielo impone, e poi perché alla fine si rendono, alla fine vedono che devono per forza fare dei passi, altrimenti gli crolla la cosa addosso. Ma questo arriva dopo una un'enormità di reticenze, e non come una, non una visione strategica. Quindi il fatto però che si condensino in alcuni paesi delle forti surplus commerciali è un elemento di stagnazione e recessione permanente per l'Europa, cioè per i paesi come Italia, Francia, e cosiddetti paesi del sud Europa, eccetera, è un elemento proprio distruttivo al massimo per ciò che riguarda questi paesi. Questi paesi nel frattempo loro hanno, stanno riprendendo nelle esportazioni, ma solo prevalentemente perché, se uno prende la posizione greca, la Grecia ha ripreso nelle esportazioni, ma perché le sono cadute le importazioni, questi non importano quasi niente più. Quindi una piccola ripresa delle esportazioni gli permette di avere un piccolo surplus, ma questo non ha alcun significato dinamico, no? E la stessa cosa sta succedendo in Spagna, anche la stessa cosa sta succedendo in Spagna. Un po' diversa la situazione italiana, perché in Italia, soprattutto nel nord-est, ci sono interi settori che sono veramente collegati, che fanno parte dell'indotto tedesco, e quindi la situazione italiana non ha, non, e poi l'Italia è molto avanzata in alcuni settori di beni capitali, come tutti i beni capitali che fanno il packaging, che fanno l'imballaggio, ci sono settori intermedi di beni capitali molto molto avanzati, solo che a differenza della Germania questi settori non fanno per niente sistema, per cui uno va nelle zone del Modenese, come ci sono andato grazie alla FIOM, va nelle zone industriali e quelle di punta italiane, e c'è la crisi, perché c'è la crisi in tutte le altre industrie. Quindi le industrie avanzate di punta non fanno sistema, in Germania fanno sistema, questa è una cosa molto diversa tra le due. Questa è la situazione, quindi dalla crisi non vedo alcuna uscita. A questo aggiungo un'altra cosa, che si sta formando, e questo è un elemento importante per, la, per il dibattito che c'è, il dibattito, insomma, non c'è dibattito in Italia, per quello che si dice in Italia, aggiungo che si sta formando un altro polo di crisi in paesi che prima nessuno avrebbe pensato fossero, potessero entrare in una crisi forte, no? Strutturale forte, perché vabbè, la Spagna, si dice la Spagna sono maiali, eccetera, i maiali, pigs, cioè Spagna, Grecia maiali, cioè, Portogallo maiale, l'Italia tutto maiale. Questa è la visione come presentata dal Financial Times. Però c'è una crisi strutturale che si sta sviluppando nel nord dell'Europa e non si sta scrivendo, però perché non si scrive? Non lo so perché non si scrive, non si sta scrivendo. I paesi in crisi sono numero uno Olanda, numero due Finlandia, numero tre Svezia, e lo metto in ordine di gravità, no? Finlandia, Olanda, 10% del PIL in esportazioni, in surplus nella bilancia commerciale, tasso di crescita meno 1, tasso di occupazione 8%, quindi non li risolve. L'Olanda si è ristrutturata in funzione dell'euro, tra l'altro, negli anni 90, verso la fine degli anni 90, ha cominciato a ristrutturarsi con patti sindacali, accordi, eccetera, no? Per stare nei parametri di Maastricht, per stare in tutte queste cose qua. Si è ristrutturato, è diventato un potentissimo paese dal punto di vista dell'industria logistica, praticamente da qui, da Torino. Loro stanno arrivando a questa situazione, la loro logistica fondata sui porti, soprattutto sul porto di Rotterdam e tutto quello che c'è intorno, hanno conquistato anche il porto di Anversa, eccetera, cioè hanno integrato loro, fra un po' converrà da Torino esportare o importare dall'Olanda via nave. Questa è la cosa, loro si stanno mettendo in questo, in questo contesto, in questo contesto qua, no? Una logistica potentissima. Sono infatti esportatori netti
verso la Germania, loro esportano verso la Germania, sono importatori netti dagli Stati Uniti. Capito come il porto di Rotterdam, gran parte delle merci che arrivano in Europa passano dal porto dagli Stati Uniti, passano dal porto, queste le rimballano, fanno imballaggi, trafficano, le mettono nei container eccetera e li esportano, però fanno così aggiungendo valore, introducendo valore aggiunto, e diventano una potenza logistica gigantesca. Sono una potenza logistica, 10% del surplus sul PIL, 10%, e non li, 10%, cioè, se la soluzione qui in Italia dice che la soluzione delle esportazioni, qui c'è il 10%, dove vuoi andare oltre il 10%? No? È difficile andare oltre il 10%, 10-12%, la Cina ci è arrivata, adesso sta al 3%, 2,5% del surplus sul PIL, nei 5-6 anni fa era il 12-13%. Il Giappone non c'è mai arrivato, non è andato mai oltre il 4-5% del PIL, la Germania al massimo è arrivata al 7%, no? Come, questi sono al 10 e sta crescendo, e hanno l'8% della disoccupazione, meno 1% di PIL. La Finlandia sta circa 10% di disoccupazione da parecchio tempo, no? Che loro finanziavano attraverso il surplus delle esportazioni, che gli portava anche gettito fiscale, e quindi mantenevano il loro sistema di welfare. E adesso stanno perdendo tutto questo perché gli è partita la Nokia. La Nokia già era partita prima, non solo per errori manageriali alla Nokia, che non hanno saputo fare l'alternativa all'iPhone e tutta sta roba, però la Nokia si è anche delocalizzata in Cina. E c'è stato questo fatto, gli è partito quello. Loro stanno in crisi profondamente strutturale. C'hanno ancora il surplus, secondo me scomparirà, ma comunque sono in crisi strutturale e hanno il 10% di disoccupazione, sono meno 1, un po' meno, sono meno in recessione, hanno, non so, meno 0,8 rispetto al meno 1 e rotti della Olanda. E poi ci sta la Svezia. La Svezia non ha una caduta del PIL, c'ha il 7% del surplus sul PIL, 7%, e c'ha l'8% di disoccupazione, non assorbe il PIL, il surplus commerciale non della bilancia dei pagamenti, non sostiene l'occupazione, non riesce a sostenere l'occupazione e non riesce a generare quel gettito fiscale necessario per poi tenere in piedi quelli dell'8%. Se uno prende poi i dati dell'Ocse per ciò che riguarda la distribuzione del reddito, i livelli di povertà e via dicendo, noi vediamo che la Svezia, che prima era un paese senza livelli di povertà significativi, senza livelli di povertà, adesso comincia ad avere livelli di povertà dell'11-12% come nell'ambito del resto dei paesi non benedetti dalla socialdemocrazia svedese. Quindi questo è un nuovo polo di crisi che secondo me accentua la dimensione della crisi sociale europea, e quindi ripeto, non c'è soluzione. Ecco. Bene. Posso fare un punto? Sì. Perché noi abbiamo il problema del trasporto, adesso lei parlava dell'Olanda che lo risolve via mare. All'Italia cosa conviene fare? Come lei sa, qui in Piemonte abbiamo il problema dei no-TAV e del trasporto. Volevo domandare se un trasporto via ferroviaria potrebbe comunque significare qualcosa per l'Italia, oppure l'Italia potrebbe anche lei, visto che è tutta sposta sul mare, usare il trasporto marino, o è tagliata fuori da questa cosa? No, però il problema non è l'Italia, cioè l'Olanda, se uno va a vedere paesi come Olanda e Belgio, hanno la percentuale delle, se uno mette insieme importazioni e esportazioni come percentuale del reddito nazionale, supera il 100%. È caratteristico dei paesi piccoli di avere tante importazioni e tante esportazioni, no? Per esempio, uno prende un paese piccolo, molto paese città-stato piccolo, molto sviluppato come Singapore, cioè le esportazioni sono il 250%, il 300% del PIL, e le importazioni sono il 150% o il 200% del PIL. Poi sono, e in Olanda, Belgio, per non parlare di Lussemburgo,
stanno in quel tipo di paesi dove c'è tantissima importazione rispetto al loro reddito e c'è tantissima esportazione. Quindi l'Olanda, quando ha subito delle crisi negli anni 70 eccetera, che ha iniziato un processo di deindustrializzazione, si è molto deindustrializzata, si è riorientata, tra l'altro hanno ancora un sistema di pianificazione indicativa eccetera, si è orientata verso lo sviluppo della logistica sostanzialmente, cioè una forma post-industriale dell'industria stessa, perché la logistica richiede parecchia industria, no? E hanno eliminato tante altre cose, l'industria automobilistica l'hanno eliminata, c'è più i camion, hanno eliminato l'industria aeronautica che c'avevano, c'era un Fokker che era un ottimo aereo, tra l'altro l'hanno eliminato e tutte queste cose qua. L'Italia non può fare questo, quindi non può, per la dimensione del paese, proprio non può fare, quindi quello non è una soluzione. Poi i problemi del trasporto in Italia sono piuttosto un'altra cosa, cioè sono questioni di trasporto pubblico rispetto al privato, sono un altro tipo di ragionamento che ha una valenza economica, però ha una valenza economica nei confronti dell'economia nazionale, no? Per esempio il fatto che quasi tutte le merci adesso vadano su gomma rappresenta vari problemi ambientali, problemi anche di efficienza, perché il treno si è fatto bene più efficiente eccetera. Per fare la trasformazione del rapporto unitario del trasporto su rotaia, veramente la TAV non è che serva tanto, perché quella serve il problema. Non è che le merci vanno a 300 all'ora, le merci vanno, basta che vadano a 70-80 km all'ora, che vadano in maniera sistematica, che non stiano ferme le merci prima di passare al container, che abbiano strutture di trasbordo di container efficienti, porti container e tutte queste cose qua. Quindi la TAV non è essenziale per questo tipo di... Indipendentemente dalla linea che segua, perché non è detto che debba passare da una certa parte piuttosto che da un'altra la linea ferroviaria, sì. se vuole avere dei contatti verso l'estero, ma siccome siamo così ormai senza più lavoro, anche la logistica. Sì, no, però voglio dire, nel caso dell'Olanda è proprio stato un elemento strutturale che è dovuto alla posizione dell'Olanda. Il Reno finisce in Olanda, ci sono i sistemi dei canali che collegano l'Olanda a tutta la Germania, e la posizione dell'Olanda, quelli sono sempre stati un crocevia fondamentale nel commercio europeo. No, l'Italia non può... Il problema della logistica in Italia è in rapporto all'economia nazionale, non è in rapporto alle esportazioni. Questo è il problema. Sì. Grazie. Volevo chiedere una domanda, cioè poco tecnica, forse un po' più politica, diciamo. Ma quello che ci sta raccontando stasera è molto diverso dalla narrativa classica che sentiamo da oggi sui giornali rispetto alla crisi, i ruoli di questi paesi, il ruolo che i vari paesi stanno giocando all'interno della crisi. E diciamo, quello che mi chiedo è: questa narrativa secondo lei è stata costruita e dietro poi i governi piuttosto che i soggetti istituzionali vi è una consapevolezza assolutamente lucida della situazione e dell'analisi che ci ha descritto, e quindi di fatto se non abbiamo la fortuna di entrare in contatto con economisti come lei, di studiare, di leggere una versione alternativa, non lo sapremo mai, oppure questi soggetti non lo sanno neanche loro ma ci credono? Cioè un Mario Monti ci credeva quello che ci dice? Cioè, potrebbe sembrare una domanda banale, ma non è politicamente rilevante secondo me, cioè ci crede o... È in buona fede, dici? Lo fa o lo è? Se questa situazione, lei ci spiegava che anche la Francia, diciamo, avendo un'economia sotto il profilo produttivo simile a quello dell'Italia... Aveva, adesso è stata... Adesso l'Italia è molto più avanti della Francia. Però se questa situazione non giova, è molto più avanti. Se questa, insomma, questa situazione, queste politiche alla Francia non giovano, la Francia perché non prende una posizione netta in questa situazione? Se poi l'unico a guadagnarci davvero la Germania, seriamente gli altri paesi europei non hanno un potere contrattuale politico? Effettivamente, sì, ho capito. Dunque, ho capito, posso cominciare? Sì, allora, dunque, per ciò che riguarda Mario Monti proviene da un economista, lui è stato
molto seguace, per un periodo un po' un economista, non so se sia svizzero o tedesco, sembra sia svizzero, che era un monetarista svizzero che si chiama Karl Brunner, e secondo me Mario Monti crede in una visione sostanzialmente monetarista dell'economia, però siccome è una persona che è entrato nelle istituzioni fin da piccolo, no? Sia nel consiglio di amministrazione Fiat a 36 anni, cose di questo tipo, e poi è stato sempre nei meccanismi, è anche molto istituzionalista, per cui lui accetta il ragionamento fatto in Europa, insomma, il ragionamento europeo, cioè che poi il ragionamento un po' franco tedesco sostanzialmente, cioè, e infatti lui si è collocato, devo dire, io ho scritto una serie, due o tre articoli su Mario Monti quando lui, questo era esattamente due anni fa, e lui si è collocato un po' come mediatore, perché lui fece una serie di interviste, dunque mi sembra di Zeit, cose di questo, e che io commentai sul Manifesto, e queste, in queste interviste lui diceva: io faccio l'austerità, però tu Germania devi fare la ripresa, lui l'ha detto, se voi non fate la ripresa, non solo l'austerità mi fallisce a me, verranno fuori in Europa i populismi. Questo l'ha detto. Quindi secondo me lui sostanzialmente crede che la politica dell'austerità sia necessaria per l'Italia, però lui non ti dice che la politica dell'austerità è necessaria per la Germania, che invece la Germania deve andare in una dimensione diversa, questo lui l'ha detto. Però poi, siccome non ha sortito alcun effetto sulla Germania questo suo ragionamento, che secondo me è sbagliato, l'Italia non deve fare la politica dell'austerità. Questa cosa, io faccio l'austerità perché c'ho il debito, tu che il debito non ce l'hai, non fai l'austerità. Beh, ce l'ha anche la Germania il debito, solo che il debito riesce a finanziarsi in una maniera diversa, grazie al fatto che gli altri hanno il debito. È chiaro questo, come si chiama quel giornalista che quella sera è diventato deputato PD? Era bravo, era lui. Mucchetti, sì. Tra l'altro Mucchetti l'ha scritto questo sul Corriere. Gli interessi negativi, spero. C'è interessi negativi. Gli interessi negativi è perché tu dici a quelli: i vostri buoni non valgono niente, i buoni non valgono niente, c'è il rischio spread, eccetera. Quindi quelli hanno interessi negativi, e qui aumenta il debito. Senti, questa è la cosa, no? Però follow up alla sua domanda, cioè il tasso, la domanda è sostanzialmente: tutta questa storia, questa vicenda, questa narrazione dell'austerity ha a che fare in qualche modo con la politica oppure no? Ma certo. Perché, però voglio dire, Monti, nel momento in cui, sì, scusami, fammi finire il ragionamento, nel momento in cui la cosa viene presentata come una ricetta in qualche modo di oggettiva apoliticità, sì, mantiene un qualche tipo, sì, di presa. Nel momento in cui viene politicizzata si autoriduce all'irrilevanza, come si è ridotto alla rilevanza, sì, Monti in pochissimo tempo, no? Politicamente, sì. Nel momento in cui ha articolato questa cosa come una piattaforma politica, sì, e in quanto tale scelta, no? Sì. Quindi c'è un po' questo aspetto. Però i parametri di opera del governo sono sotto dei Monti, sì, sì. Però mica facendo una politica, sì, dicendo che non è una politica, da te che non è un governo politico questo qua, è un governo che va avanti, sì, raccontando di essere, sì, un governo di necessità, sì, in qualche modo. Sì. No? Però ecco, qui vorrei arrivare, che se si guarda solo per paesi rimaniamo, ma bisogna guardare un altro aspetto. Qual è l'elemento, il collante dell'Unione Europea? Perché c'è gente che diciamo, si è disposti come... Draghi, quello che disse, non solo whatever it takes, perché questo è, diciamo, mando soldi, ma lui fece un'intervista con Le Monde dicendo: le classi dirigenti europee, politiche lo intendeva, non permetteranno mai il crollo dell'euro, no? La fine dell'euro. Perché c'è questo? Qual è il collante? Perché l'euro rappresenta un elemento, diciamo, di vischioso, così vischioso, non ci si può mettere d'accordo intorno a tavolo, guardate, questa cosa non sta funzionando, sta bloccando tutti, cerchiamo di avere una separazione consensuale, passiamo per una separazione consensuale e poi magari vediamo se possiamo arrivare a un divorzio senza troppi litigi, senza litigi, perché non ci si può mettere intorno a un tavolo. Le istituzioni ci sono, le istituzioni europee ci sono, ma sono istituzioni completamente avvinghiate, no? C'è un
una situazione dove si avvinghiano soprattutto Germania e Francia, si avvinghiano, non sono amici, si avvinghiano, soprattutto la Francia vuole avvinghiare la Germania. La Germania vuole scappare in Cina, però la Francia vuole avvinghiare la Germania. Il collante principale, questo bisogna vederlo dal punto di vista dei rapporti salariali, bisogna vederlo dal punto di vista di classe questo. Il collante principale è che si crede che con l'euro c'è, è possibile istituzionalizzare quello che io chiamo la deflazione, che si chiama la deflazione salariale, perché quindi che la concorrenza, il mercato europeo formato dalle varie forze concorrenziali più o meno monopolistiche o oligopolistiche hanno diciamo come punto di riferimento quello che in Francia, il termine venne inventato in Francia come fatto positivo tra l'altro, cioè dai socialisti francesi, la désinflation competitive, venne inventato da Jacques Delors, da tutta questa gente sotto il ministero, il primo ministro Bérégovoy, la désinflation competitive, cioè siamo in un, questo alla fine degli anni Ottanta, rapporto fisso franco-francese, ma quelli sono più efficienti, allora cosa facciamo? Ci abbiamo il vincolo della bilancia dei pagamenti, come facciamo? Facciamo una disinflazione, cerchiamo di avere aumenti di produttività maggiori degli aumenti salariali e cerchiamo di comprimere i salari quanto più è socialmente possibile. Questo è l'idea e questo è il collante dell'euro, questo è l'elemento che, perché se noi andiamo a guardare in tutti i paesi c'è la disinflazione competitiva, cioè nel senso che i salari perdono ritmo rispetto, ma non solo rispetto all'inflazione, rispetto alla produttività, perché prima se aumentavano meno la produttività almeno aumentavano quanto l'inflazione, cioè la produttività aumenta del 5, l'inflazione del 2, il salario aumenta del 2, il salario monetario. Adesso stanno perdendo su tutti i fronti e se a volte riguadagnano nei confronti della produttività è semplicemente che la produttività non aumenta perché l'economia è in crisi. Questo è il collante, questo è il fatto, è la disinflazione. E questo è il fatto che li tiene tutti insieme. Quindi cioè l'euro diventa un veicolo di dumping salariale. Neanche dumping. No, dumping vuol dire l'euro diventa l'elemento e diventa come un sistema aureo, più rigido del sistema monetario aureo. No, il sistema monetario aureo cioè impone una severità sui salari, il sistema monetario. L'euro è ancora più rigido del sistema monetario aureo. E non c'è soluzione alla crisi. E non c'è no, in questo contesto non c'è soluzione. Ma uscire dall'euro significa anche avere il debito in euro e noi uscissimo dall'euro subiremmo una grossa svalutazione. Non necessariamente. Basta farmi dire. Questo. Come si chiama quello che ha scritto? Grazie. Quello che ha scritto il libro contro l'euro. Bagnai, esatto. Bagnai questo lo dice, ha fatto anche un'analisi, non sono completamente d'accordo con Bagnai, con molte cose non sono d'accordo, anzi quasi tutto, ma però Bagnai dice una cosa giusta, fa notare che fa proprio un'analisi quasi giuridica dei contratti, dei contratti internazionali e fa notare che nel caso d'Italia, qualsiasi paese passasse a un'altra moneta, può trasferire i debiti nella moneta, nella nuova moneta, quindi non è vincolato. Sì, ci saranno ovviamente, c'è litigio internazionale, tutte queste cose qua, non è che... Appunto, sono molto contento del suo intervento, perché ci sono alcune cose banali, molto semplici, che non vengono dette, quindi io vorrei rivenire sulla sua domanda, che mi pare molto importante. Cose banali sono queste, è chiaro che le esportazioni da sole non bastano a risolvere i problemi occupazionali dell'Italia, quindi occorre una politica pubblica in questo senso, non possiamo fare una politica monetaria perché c'è l'euro, non possiamo fare una politica fiscale perché c'è il vincolo del debito, quindi della crisi non si può uscire. E su questo non ci piove, non faccio questo proprio il capitolo primo del manuale di macroeconomia del primo corso. Allora, perché queste cose così ovvie
sono talmente nascoste che non ce ne si accorge. A mio avviso, perché c'è quello che Gramsci chiamava egemonia, cioè c'è una tale egemonia culturale che fino ai massimi livelli non è necessario essere in malafede, è possibile non pensarci. Cioè, se voi parlate con un parlamentare del PD o con un banchiere medio, forse i grandi banchieri sono diversi, no? Non è che ti vi dirà è vero il genocidio dell'euro oppure l'euro bisogna tenerlo per questo, questo motivo, semplicemente dirà io non sono affari miei, non ci penso, no? Il pensiero, diciamo, in questo momento per fare carriera all'interno della classe politica o delle classe o dei, insomma, dei media eccetera eccetera, la cosa migliore è non pensare. Cioè, io ho appeso nel mio studio all'università una bellissima citazione di un tale che si chiama Upton Sinclair, che però ho preso da un altro libro, che dice è molto difficile fare capire qualcosa a qualcuno che è pagato per non capirla. E questa è la situazione, no? Cioè, c'è una profonda egemonia culturale per cui la via giusta non è essere in malafede o dire cose alternative, è semplicemente non pensare alle cose che già successe nella storia, no? Pensare ai limiti eccetera. Questa è appunto, la sua domanda era quella importante, cioè, ma come mai queste cose così ovvie non vengono fuori? Posso chiederti un po' di cose? Innanzitutto è sempre stimolante, no? Di tue analisi, anche perché devo dire in un certo senso, come dire, rimandano in qualche modo a un'analisi di cos'è il sistema globale, perché quando tu parli di strategia, no, globale della Germania, evidentemente ti ricolleghi, stai pensando a, come dire, a quello che una volta si sarebbe chiamato il contrasto interimperialistico, no? Ora, quando tu leggi l'euro, questo ti voglio chiedere, tu leggi l'euro in termini esclusivamente di classe, deflazione competitiva o anche di contrasto interimperialistico tra Germania e Stati Uniti. Perché se vale solo il primo aspetto, il tuo ragionamento finirà. Se però, come io credo, non è tutta la storia, e allora l'euro a cosa serve? Serve a proseguire la politica del marco, della Bundesbank, no? In termini di deflazione salariale, con un compromesso sociale alla tedesca che ovviamente non è rieditabile a livello europeo, cioè un relativo aggancio dei salari agli incredibili aumenti di produttività dovuti a quella forza strutturale che tu giustamente hai richiamato e che nessun economista ormai più, no, perso nella matematica finanziaria piuttosto che rational choice di Scorelli ormai richiama. Ma se c'è anche l'altro aspetto, cioè quello, come dire, che starebbe dietro a un riorientamento strategico tedesco verso Oriente, che quindi va a scontrarsi inevitabilmente con quel sistema di riciclo di surplus che ha funzionato fino alla crisi, dello scoppio della crisi globale, e che venne scritto da Varoufakis, no? Sì. Quel bel libro, insomma, uno dei pochi dignitosi usciti tradotti in italiano, Il mio tavolo globale, mi sembra si sì. No, quello per la stessa. Ora, se c'è anche questo secondo aspetto, allora non so se l'euro serve solo a fare deflazione salariale competitiva, se la Germania ha, entro certi limiti, ha un piano B, questo non è evidente, no? Quindi anche di sganciamento, diciamo, dall'euro, se dovesse incasinare la situazione. Però non so se l'euro, come dire, perché anche lo SME, tu l'hai detto tutti in termini di blocchiamo l'Italia, però viene dopo il crollo di Bretton Woods, dopo il tentativo di scarico della crisi statunitense sugli altri, come dire, chi, no, chi, aumentate la domanda. E qui c'è un altro problema. Allora, come mettiamo insieme questa storia che tu efficacemente illustri e spieghi con il fatto che la crisi è globale? E da un punto di vista teorico, è possibile ragionare in termini esclusivamente di riciclo del surplus, ma i debiti contano o non contano? Il fatto che gli Stati Uniti ripagano debito con debito, che hanno la moneta mondiale, il dollaro, cioè, voglio dire, come incide questo sulle strategie
sommato fiabili, molto proprio, tedesche. Cioè c'è una morsa molto più grossa, no? Che effettivamente poi porta a dire che le uscite dalla crisi in questo senso, cioè, non ce ne sono poche. Ma anche dal punto di vista teorico, a questo punto, io richiedo i tempi che contano, cioè conta che possiamo riusare la categoria marziana di capitale fittizio e quindi di pensare all'uscita dalla crisi come attraverso la distruzione di capitale, che gli Stati Uniti scaricano sugli altri o non vogliono per sé, perché vivono, no, producendo debito col dollaro. Allora io dico, perché non allarghiamo lo sguardo della crisi sulla crisi e cerchiamo di capire come si inserisce l'elemento Stati Uniti e poi cercare di capire in che senso si va riorientando la Cina. Ovviamente viene fuori un quadro non certo più stabile, non certo meno drammatico, no? Però a un certo punto l'uscita dall'austerity da un lato diventa più complicato, dall'altro però ci pone il problema di sistema. Io non so se sono capace di affrontare tutte queste cose. Allora, per ciò che riguarda, prendendo uno spunto dove subito mi è venuta, diciamo, l'idea di risposta, sulla questione dello SME, io l'ho giocato tutto in funzione d'Italia, sì, è vero, l'ho giocato tutto in funzione d'Italia, perché l'Italia era quella che rompeva le uova nel paniere. Questo è importante, nel senso che non è solo in rapporto all'Italia in quanto tale, è che l'Italia creava una situazione difficilmente sostenibile per la Francia e metteva in parte in difficoltà la Germania direttamente, ma soprattutto nei confronti della Francia. Ora, qualsiasi cosa sia, egemonia tedesca, conflitti con gli Stati Uniti, confronto, conflitto con gli Stati Uniti, competizione, quello che si vuole, e della Germania, senza la Francia questa non va da nessuna parte. Quindi loro hanno bisogno della Francia, hanno assolutamente bisogno della Francia. Quindi dell'euro. In un certo senso. E quindi, sì, ma non possono fare un euro franco tedesco o anche un euro franco tedesco col Benelux, ci devono per forza mettere l'Italia dentro. Per forza, l'Italia è l'elemento cardine, che altrimenti il rapporto franco tedesco non giocherebbe. E non c'è Polonia che tenga, e non c'è Cecoslovacchia che tenga, è inutile allargarsi. Allora, tanto la Francia non gli permette, dal punto di vista istituzionale, se voi guardate l'evoluzione dal trattato di Nizza al trattato di Amsterdam sostanzialmente fino al trattato di Lisbona, no? Che poi è la vecchia Costituzione europea che è stata bocciata in Francia e in Olanda, reintrodotta attraverso... bisogna studiarsi questo, è una noia che non finisce più leggersi queste cose, soprattutto per uno come me che non ha una lettura giuridica, cioè non, molto spesso i termini, non i termini delle parole, proprio le concatenazioni non sempre spesso non riesco a capirle. Però se voi andate a vedere, non per caso il presidente della commissione per la Costituzione Europea era Valéry Giscard d'Estaing e non era Juan, che ne so io, e non era Chissalopoulos, e non era Valéry Giscard d'Estaing, e non per caso il numero due, chi era il numero due? Giuliano. Era Giuliano Amato, certo, perché l'Italia era l'elemento proprio cardine fondamentale. Se voi andate a vedere, la Francia ha fatto di tutto con quel sistema 55% dei paesi, 60% della popolazione, quel sistema molto alambicato, molto contorto per avere maggioranza e minoranza, ha fatto di tutto per evitare che la Germania potesse avere una maggioranza. Quindi tutto si deve giocare o sulla spiaggia di Deauville, tutto si deve giocare, no, nel rapporto Germania-Francia. Questa è la cosa. Quindi la Francia perché la Francia sa che è assolutamente essenziale alla Germania. Quindi lo SME è vero che l'ho giocato sull'Italia, ma è proprio il fatto di aver messo l'Italia dentro che ha permesso alla Germania di affrontare la dinamica nei confronti del dollaro. Poi è successo che con lo SME si sono stati fatti cambi più o meno fissi in Europa, cioè convergenti verso una fissità, verso una stabilità,
e nello stesso tempo il dollaro ha ripreso, perché ricordate che nell'80-81 con Reagan, 82 il dollaro ha ripreso, quindi gli è andato benissimo per la Germania, ma benissimo, questa è la faccenda. L'elemento del dollaro c'è, ma secondo me l'impostazione, la crisi europea ha un suo elemento interno che è istituzionale, che è i meccanismi che hanno portato a un sistema istituzionale non permette politiche economiche se non in una maniera, in un rapporto di dipendenza, egemonia e dipendenza. Questa è l'origine interna della crisi europea, che ha anche rafforzato la stagnazione europea, perché bisogna ricordarsi che, per esempio, prendiamo la Francia, ma questo vale anche per l'Italia, sebbene per un periodo sembrava che la disoccupazione diminuisse, ma la disoccupazione in Francia è il 10% dalla metà degli anni 80, non è che da oggi, la metà degli anni 80 era già 8-9%, è arrivata al 10%, è arrivata quasi all'11% a metà degli anni 90. C'è un libro, a me non piace il personaggio per niente, perché è un furbo, ma c'è un libro, però questo è proprio perché furbo riesce di si colloca, te lo trovi in posizione, si chiama Fitoussi, questo personaggio, però scrisse nel 95 un libro che si chiama Le débats interdits, il dibattito proibito, che parlava proprio di questo, cioè di come in Francia l'obiettivo principale fosse la disinflazione per mantenere questo rapporto con Franco Marco, rapporto con la Germania. Quindi la crisi si ripercuote, questo l'ha scritto Riccardo Bellofiore in maniera, cioè fa scoppiare, per usare questo vecchio termine marxiano, che non so che punto sia, fa scoppiare le difficoltà, le contraddizioni in Europa, attraverso l'impatto che ha sulle esportazioni europee. Queste esportazioni verso le zone del dollaro, cioè che sono Stati Uniti, ma sono anche Asia. Queste si ripercuote in Europa in questo modo. Quindi io lo vedo così per il momento. Poi tanto oltre non riesco ad andare. Devo mettere insieme il mosaico, insomma, con altri possibilmente. Bene, allora ringraziamo tantissimo Josef per questa bellissima. Chi vuole lo sente di nuovo domani allo UK. C'è chi vuole, c'è chi deve. Vabbè, grazie.